ciao, Scarafaggio! Non senti che caldo fa oggi? D'estate mi lagno e i piedini mi bagno, il puffo poeta. Puffare un uovo su un sasso, chi mai ci crederebbe? Caro diario, fa un caldo tremendo oggi. Dunque, vediamo. Con questo fanno 408 in soli 17 minuti. Molto interessante. Molto interessante. E con questi ultimi fanno 7207 da stamattina. Ah, certamente sarà una buona annata. Un anno davvero ottimo. Come sono bello, oh, come sono bello. Te lo dico io, Birra, è una costruzione di alta ingegneria, un capolavoro. E se non fosse per questo dannato caldo, sarebbe un gioco da ragazzi. Ehi, sta attento! Ah, mi sento scoppiare, ma il peggio è passato. Questo mio perfido e geniale piano li coglierà di sorpresa. È un piano troppo perfetto perché possa fallire. Pensa che meraviglia, Birra! Il destino dei maledetti puffi è nelle mie mani. Presto, pelle blu, non ci saranno più. Strabiliante, davvero strabiliante. Ah, che caldo. Sì, penso proprio che mi pufferò un sonnellino come il caro pigrone. Quanto è bello riposar, quanto è bello riposar. Oh, Birba, manca veramente poco, sai? Questa diga esemplare prosciugherà completamente il fiume Puffo e i puffetti maledetti rimarranno senza un goccio d'acqua. E quando verranno qui tutti insieme, così odiosi, miserabili, schifosi, io aprirò la diga. Così faranno un bel bagnetto. Vedi, vanitoso, l'intelligenza dei puffi non potrà mai elevarsi finché non verranno estirpati i mali che infettano la nostra società. Ne stavo proprio parlando l'altro giorno con Grande Puffo e anche lui puffava come me. È solo questione di... Di qualche ora, mia cara Birba, e la mia eccezionale opera sarà completata. Un'opera degna della mia diabolica perfidia. Aiuto! Al fuoco! Al fuoco! Aiuto! Al fuoco, Grande Puffo! Aiuto! Oh, oh, si puffi chi può! Dove? Aiuto! Più presto, più presto! Io odio più presto! Acqua, presto! Acqua! Acqua, acqua da quella parte! Piccoli puffi, quello che è puffato oggi ha evidenziato una impreparazione generale da parte nostra. Pensate cosa potrebbe succedere se il fuoco puffasse di notte. Oh. E che cosa potrebbe succedere se il fuoco puffasse nella casa di uno di noi puffi. Oh. E voglio che sappiate che io sono consapevole che quello che è successo oggi è stato per colpa mia. Oh. Quando penso a quello che sarebbe potuto accadere al povero pigrone, io rabbrividisco e vi chiedo umilmente scusa. Ecco perché Grande Puffo mi piace tanto, è così puffoso. Perciò, puffini miei, voglio che tutti voi pensiate e studiate un puffo piano antincendio. Il puffo con il piano più puffo riceverà una tortina di puffragole in più ogni giorno per un mese. Evviva! Golosone, quella è senz'altro la cosa più stupida che io abbia mai puffato. Chi pensi che crederà che quella puffa piena di crema sia un estintore? Dai retta a me, Golosone, che è meglio. Usa un po' del tuo buon senso, non è per niente efficiente il tuo sistema. Come puoi pensare? Dico anche lontanamente che quella puffa piena di crema possa... Grande Puffo! Stonato, è una perdita di tempo, che è peggio. Io ho dei piani in mente che confrontati con il tuo lo rendono insignificante, quantomeno ingenuo, se mi consenti. Ne stavo proprio parlando questa mattina con Grande Puffo. Io trovo che sia puffamente folle da parte tua pensare che questo marchingegno possa... Grande Puffo! E là, inventore, sono io, quattro occhi, che è meglio. Pensavo che tu avessi voglia di puffare insieme a me, non è così? No, grazie. Forse non hai capito che è peggio. Vedi, io ti sto offrendo la mia collaborazione per qualunque cosa tu stia puffando. Due menti sono senz'altro meglio di una, e poi... No, grazie. Quattro occhi, che succede?
Tontolone, succede che a Inventore sta puffando qualcosa di irrazionale e rifiuta la collaborazione di ogni puffo, che è peggio. Io gli ho offerto il mio aiuto, invece lui niente, preferisce puffare da solo. Il suo è un atteggiamento poco ortodosso che potrebbe puffare un'insanabile frattura all'interno della società dei puffi, che sarebbe peggio, e io mi batterò contro questo, che è meglio. Miupe quattro occhi, che vuol dire ortodosso? Questa è la cosa più sciocca che mi sia mai capitata di vedere, Burlone, lo sai? È il trionfo dell'assurdità, completamente privo di senso! Se per un momento avessi pensato, prima di buffare quella stupida scatola sul tuo tetto, ti sarebbe venuta un'idea migliore, che è meglio! Comunque, com'è che funziona? Basta tirare quella cordicella! Grande puffo! L'ho chiamato estintore rapido a puffo periodico. È una trovata eccezionale. Per prima cosa basta riempire quei secchi con dell'acqua. Poi un puffo che giri la piattaforma, un puffo che salti e un puffo che sarei io che misura la distanza, guardate! Io so che c'è un puffo al quale non dedicherò mai questa mia ultima ora. Oh, ci puffa, scusa poeta, io non volevo, davvero. Te l'avevo detto che non avrebbe mai funzionato, ma tu niente, hai voluto puffare di testa tua, che è peggio. Questa tua ostinazione non ti rende onore. Grande puffo! Ancora un poco, birbuccia mia, ancora poco! Ancora poco, puffacci! Non ci sono dubbi, se Inventore mi avesse dato ascolto, a quest'ora il progetto, qualunque fosse, sarebbe già puffato da un pezzo, che sarebbe meglio. Ma lui niente! Ha rifiutato la mia generosa disponibilità, ed eccoci qui tutti in piedi nel bel mezzo della notte! Novantuno, novantadue, novantatré, novantaquattro, novantacinque, novantasei, novantasette, novantotto, novantanove e 101 per il vincitore, sì! Oh, Golosone, sono curiosa di sapere chi sarà! Tutti i puffi dicono che vincerà Inventore. No, ma credo proprio che vincerò io. Sì! Ma cosa hai fatto, Golosone? Adesso non basteranno più! Ma certo che basteranno, Prontolone odia le mie tortine. Già, lo dice sempre. Oh, è l'ora dell'avviso! Presto, Golosone, scappiamo! Sto arrivando, sì! Viva Inventore! Viva Inventore! Viva Inventore! Viva Inventore! Viva Inventore! Non ci sono dubbi! Dichiaro vincitore della puffa Inventore! Al fuoco! Aiuto, grande puffo! Al fuoco! Oh, la cucina di Golosone va a fuoco! Presto, Inventore! Puffa la tua invenzione! Passiamola al pozzo! Pompate, puffi! Pompate! Presto! L'acqua! Cosa succede? Non lo so, non c'è più acqua! Il pozzo è vuoto, puffi! È vuoto? Corriamo al fiume Puffo! Forza, puffini, sbrighiamoci! Oh, le mie squisite tortine! Calma, no. Golosone, potrei farne altre di tortine! No! Io non posso crederci, il fiume Puffo si è puffato! Che cosa facciamo adesso? Ho un'idea, portiamo la macchina d'Inventore su alla diga! È un'idea puffissima, puffetta! Andiamo! È secco, secco, secco! Il fiume Puffo si è seccato! È asciutto, asciutto, asciutto! Il fiume Puffo si è asciugato! Le mie tortine, una fine così atroce! Il fiume asciutto rimarrà, tanto nemmeno pioverà! Quest'acqua basterà appena per un viaggio! Puffatela lo stesso, presto! C'è qualcosa di molto strano! Ma perché non arriva più acqua al fiume? Funziona, birba, funziona! Tranno molto quei miserabili pelle blu, risaliranno il fiume per venire a vedere cosa è successo! E se tutto andrà bene, ci sarà il caro grande puffo alla loro testa! Io proprio non riesco a spiegarmelo, eppure ci deve essere una logica puffa. Forse ci sarà stata una frana. Il fiume asciutto rimarrà, tanto nemmeno pioverà. Garganella! Ma perché ancora non tornano? Speriamo che non sia puffato qualcosa. La macchina antincendio, sì. Evviva! Pronti! Adesso si spiega tutto. Oh no! Suona!
essere puffata un'altra volta. Oh no! È tutta colpa tua, stramaledettissima gattaccia! Lascia il naso! Un'altra puffa, vanitoso? Arriva! Arrivo! Inventore, la tua macchina antincendio ha puffato un grande successo ed è con grande piacere che ti nomino puffo capitano dei Vigili del Fuoco. E inoltre voglio aggiungere che non inventore soltanto riceverà la tortina in più per tutto il mese, ma la riceverete tutti! Urrà! Lo odio! È meglio che sto zitto!